Lì c'è una gamba leggermente più corta dell'altra, la parte destra, e poi effettivamente questa curva lombare, dovuto al fatto che c'è questo peso, la lombare aumenta, l'ortosi. Qui ho tendenza ad avere queste due sacroiliache leggermente in avanti, dunque se il dolore, se c'è dolore qui, dovuto al fatto che queste due sacroiliache sono partite in avanti. Adesso vediamo come possiamo fare per aggiustare. C'è una tensione lì dove la dorsale finisce, dove c'è un cambiamento di curva, e questa curva è troppo importante. Ok, si vede qui così, guardo davanti. Ok, benissimo. Se vuole venire qui. Pancia in giù. Allora, visto che c'è questa pancia, dobbiamo aggiustare la tavola. Per fortuna abbiamo una tavola che si può aggiustare per le persone incinte. Appoggia. Va bene, no? Su. Ok. Questo scappa, perfetto. Si sente troppo pressione lì, me lo dice, eh? Va bene? Non tocca? Ok. Così non c'è nessuna pressione sul pancino. Ma lì c'è un piccolo problema perché le due sacroiliache sono leggermente in avanti, dunque noi dobbiamo portarle leggermente indietro. Per questo useremo alcuni. E lì possiamo aggiustare questa zona qua con la respirazione. Inspiri. Soffia. Inspiri. Soffia. Inspiri. Soffia. Ecco lì c'è una piccola rotazione della vertebra, la devo portare su per poter rimettere la tavola in ordine. Alzare, mettere in piedi. Si mette sul fianco sinistro, un piede davanti all'altro, ok, si appoggia e scendiamo dentro. Così evitiamo di fargli fare ginnastica anche sul lettino, eh. Estende questa gamma, pieghi questa. Questo braccio lo lascia leggermente andare, benissimo. Prendi questo piede e lo mette qui sulla mia gamba. Inspiri forte, soffi lungamente, morbida, ancora. Inspiri di nuovo. Soffi lentamente, ancora. Ok, pancia in su. Quando lei pancia in su così nel letto, l'ideale sarebbe di avere le gambe tutte e due sollevate leggermente, perché
per evitare di forzare qui, tirando con l'ilio psoas sulla zona lombare. Dunque l'ideale sarebbe di dormire praticamente con le gambe in questo modo, se dorme pancia in su. Se sul fianco, in posizione rannicchiata, non c'è nessun problema, un ginocchio sopra con un cuscino per evitare di ruotare il bacino. Se no, pancia in su in questa posizione qua. Regolarmente, se vuole, può fare anche da questa posizione qua una retroversione del bacino. Ecco, così, perfetto. Adesso guardiamo il cervicale. L'aggiustamento cervicale, logico, si fa esattamente come per qualsiasi persona, a parte che il problema è che nelle donne incinte c'è questa relassine prodotta che rende le articolazioni molto molto morbide, diciamo, ipermobile. Qui c'è un piccolo problema. Questa seconda, pieghi bene, destra, respiri, lascia andare, morbida. Stende una gamba sola, rimane così, ok, dalle mani, testa in avanti, vieni su, ok, scende, gambe unite, rimane ancora un po' questa dorsale qui. Allora, a questo punto dobbiamo trovare il modo, facciamo anche un piede in questo modo, faccia in questo modo, inspira forte, soffi lungamente, si lascia andare, morbida, bravissima, ok, grazie.